Dylan. IDEACHUKWEZE. Il Milan ha messo nel mirino Samuel Chukwueze, attaccante nigeriano di proprietà del Villarreal. La richiesta del club spagnolo per il classe 99 è molto alta, ma per Sky Sport i rossoneri hanno già avviato i primi contatti per provare a chiudere il colpo nelle prossime settimane di mercato. Cluj. Petrescu lascia l'INCARICO. Dan Petrescu non è più l'allenatore del Cluj, lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Risoluzione del contratto per il tecnico, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi da calciatore con le maglie di Foggia e Genoa. 55 anni. Petrescu era tornato per la terza volta al CFR nel 2021. È atteso in Corea del Sud, dove dovrebbe legarsi al Jeonbuk Hyundai, campione in carica. Pellegrini può restare alla Lazio. Nonostante il poco spazio avuto da Sarri nella seconda metà di stagione, il futuro di Luca Pellegrini potrebbe essere sempre alla Lazio. La società biancoceleste incontrerà presto la Juventus per parlare delle condizioni per la permanenza del terzino nella capitale. Lazio. Fernandes per il centrocampo. La Lazio sta studiando le mosse di mercato, il primo senza il DS Ighitare. Vertice tra Lotito e Sarri con un paio di nomi nelle discussioni. Il primo è Jadson Fernandes del Besiktas, profilo che piace al tecnico e che potrebbe diventare una priorità di mercato. Inter. Contatti per Carlos Augusto. L'Inter ha messo nel mirino Carlos Augusto, l'esterno sinistro del Monza reduce da un'ottima stagione d'esordio in Serie A. Per il brasiliano i contatti sono già partiti da tempo, e potrebbe rivelarsi un'alternativa a Di Marco per Simone Inzaghi. AMRABAT, addio alla Fiorentina, orgoglioso di aver fatto parte di questo club. All'indomani della sconfitta nella finale di Conference contro il West Ham, Amrabat saluta la Fiorentina, sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra, abbiamo dato tutto quello che avevamo per tutta la stagione e insieme abbiamo raggiunto due finali. Finire dalla parte dei perdenti è una sensazione dolorosa per i giocatori e per i nostri tifosi, volevamo davvero condividere questo trionfo con tutti voi e il mio più grande rammarico è non averlo potuto fare. Voglio ringraziare tutti nel club che hanno contribuito a una grande stagione, tutti i miei allenatori, compagni di squadra e tutti quelli dietro le quinte che lavorano così duramente per metterci in grado di competere ai massimi livelli. Torino, preso il portiere rumeno Popa. Il Torino ha ufficializzato l'arrivo in granata del portiere Mihai Popa dal 1 luglio. Rumeno classe 2000, cresciuto calcisticamente nell'Accademia Agi, ha debuttato tra i professionisti con il Farul Costanza. Nel 2021 il trasferimento al Voluntari. Dalla Spagna, Monchi LASCER a il Siviglia. La stampa spagnola, in particolare Marca e Diario de Sevilla, ne è certa. Monchi ha già comunicato al Siviglia il desiderio di interrompere il rapporto che lo lega al club, con cui di recente ha vinto l'Europa League battendo in finale la Roma. Il direttore generale, che però avrebbe una clausola di rescissione nel proprio contratto, avrebbe fatto sapere che vorrebbe prendersi un anno sabbatico per vivere a ritmi meno frenetici e godersi di più la famiglia. Dalla Spagna, Jang cerca di vendere Inter da mesi senza successo. La finale di Champions League di Istanbul contro il Manchester City potrebbe essere l'ultima partita di Steven Jang come presidente dell'Inter. Secondo l'autorevole quotidiano spagnolo El País, infatti, il rampollo di Suning da mesi starebbe cercando acquirenti per il club nerazzurro.
Citando fonti di società americane direttamente coinvolte nelle trattative, il Fais rivela che Zhang avrebbe offerto senza successo il 70% delle azioni dell'Inter negli USA per un prezzo attorno ai 270 milioni di euro. Una cifra piuttosto vicina a quella pagata nel 2016 per rilevare il club dal magnate indonesiano Erik Thohir. Il Milan sfida LA Roma per NDICKA. Il Milan prova lo sgambetto di mercato alla Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio.com, il club rossonero avrebbe tentato nella giornata di ieri un inserimento last minute per Evan Ndicka, difensore centrale francese classe 99 che lascerà l'Eintracht Francoforte a fine stagione. La Roma però sarebbe in netto vantaggio per un accordo verbale preso con il ragazzo per un quinquennale. Per questo quello dei rossoneri potrebbe essere stato un blitz tardivo. Liverpool, ufficiale McAllister. Primo colpo del Liverpool per la stagione 2023-2024. I Reds hanno ufficializzato l'arrivo di Alexis McAllister dal Brighton. Top secret costo de cartellino e durata del contratto. Il centrocampista campione del mondo con l'Argentina indosserà la maglia numero 10. West Ham, Rice ha chiesto LA cessione. Si chiude con la vittoria della Conference League l'avventura di Declan Rice con la maglia del West Ham. A confermare il divorzio è stato David Sullivan, chairman degli Hammers. La sua ultima gara? Penso di sì, gli abbiamo promesso che sarebbe potuto andare. Ha deciso di andare, ha confessato ai microfoni di Talksport a tempo debito, ci lascerà e dobbiamo trovare un sostituto, o più di uno. Non è qualcosa che vogliamo che accada. Gli abbiamo offerto 200.000 sterline a settimana 18 mesi fa. Ha rifiutato. Gli è costato 10 milioni di sterline rimanere al West Ham, in salari persi, NVR. E vuole andarsene. Non puoi tenere un giocatore che vuole andarsene. Sul centrocampista della nazionale inglese c'è il forte pressing di Arsenal e Bayern Monaco. Galatasaray, il presidente. Icardi vuole rimanere con noi. Il Galatasaray farà di tutto per trattenere Mauro Icardi. Lo ha rivelato il presidente Dursun Özbek in un'intervista a Saba. Non sarà un'operazione facile perché c'è l'interesse dei club sauditi ed europei, ma ci sono altri fattori come la posizione di Icardi, ha confessato. Stiamo cercando di offrire condizioni migliori, siamo in costante contatto con il giocatore e con il PSG. Cerchiamo sponsor, Icardi vuole restare. Roma, Mourinho verso il rinnovo fino al 2026. José Mourinho non lascia ma raddoppia. Lo riporta Tutto Sport, secondo cui il tecnico della Roma, che è in scadenza di contratto nel 2024, a breve incontrerà la società per discutere del prolungamento per altri 2 anni, con il termine fissato per il 2026. Chelsea, Kovacic, penso che cambierò squadra. Dal ritiro della Croazia, Mateo Kovacic esce allo scoperto e annuncia il suo possibile addio al Chelsea. Il talento croato è nel mirino del Manchester City. Ho ancora un anno di contratto, l'ultima stagione è stata molto negativa e tutto va nella direzione in cui, dopo 5 anni positivi, cambierò squadra, ha spiegato il centrocampista. Ma nel calcio può succedere di tutto. Il City è un top team, che merita di essere in finale di Champions, ma non ho niente altro da dire a riguardo, non so cosa succederà. Ancelotti allontana il Brasile, felice a Madrid. Sto bene a Madrid, ho un rapporto splendido con Florentino Perez, la vita qui è magica. Non smetto e poi è veramente difficile trovare qualcosa di migliore del Real. Carlo Ancelotti allontana la panchina del Brasile nel corso di un'intervista a Il Giornale. DS Galatasaray, Zaniolo è un nostro giocatore, ci puntiamo anche per LA prossima stagione.
Cenk Ergan, DS del Galatasaray, ha parlato a Sky Sport del futuro di Nicolò Zaniolo, arrivato a gennaio dalla Roma. Certo, è un nostro giocatore, giovane, forte. Speriamo di giocare la Champions e di superare i preliminari.